Buonasera e ben ritrovati su Firenze Viola Supersport. Oggi il nostro terzo tempo speciale sulla Serie A, il derby di domenica che vedrà i Medici e i Cadetti in casa contro in casa dei Cavalieri di Prato per la prima partita fuori casa, La prima partita giusto? fuori casa dei ragazzi di coach Sorrentino. Prima partita fuori casa perché abbiamo avuto la fortuna di giocarne tre nel campo amico del Rufino Stadium Mario Lodigiani e adesso è tempo di derby. E domenica ci accolgono i Cavalieri di Prato che sono un'altra ottima realtà della nostra provincia toscana, Sì. giusto Giulia? Sì, sono una squadra storica che viene da un momento altalenante, però insomma, mai sottovalutare un derby, mai sottovalutare una rivalità così storica, e anche perché ricordiamo che questa è una squadra che ha regalato degli ottimi giocatori. A partire da George Biagi alle Zebre attualmente, ma non senza dimenticare il nostro Ugo Gori. E non ultimo un ragazzo che attualmente, un giocatore che attualmente sta militando nel top 12 con il suo Petrarca, che è prima nella classifica del FU Eccellenza, e abbiamo avuto modo di parlare con lui della sua esperienza toscana, e quindi Ce l'abbiamo al ce telefono, l'abbiamo al Enrico? telefono, Enrico? Non ce Okay. l'abbiamo al Intanto telefono. avevi detto che comunque hai detto che i Cavalieri di Prato non stanno vivendo un bel periodo. Infatti si trovano al nono posto della classifica della Serie A, a 3 punti soltanto dall'ultima che è la Romagna, che è la neopromossa. Quindi club storico, ma che sta Vivendo vivendo un una realtà periodo. altalenante, appunto, e hanno fatto una buona prestazione casalinga, hanno perso con il rugby a Fragola, che però Che è il è video che vedevamo prima, che non se, che è il video che abbiamo. abbiamo visto prima, che comunque il rugby a Fragola è una bella sorpresa di questo campionato, che ci sta stupendo un po' tutti. Di cui abbiamo parlato nella Nella scorsa scorsa, puntata, che è esatto. appunto una bellissima società che sta crescendo e che speriamo ovviamente diventi molto importante perché comunque il rugby nel sud è ancora meno sentito che nel nostro girone, che è il Sì, centro anche se in sud. Campania la realtà rugbistica, insomma, c'è sempre stata, comunque c'è sempre stato un legame territoriale con il movimento rugby, e questo a Fragola ci sta stupendo. E lo scorso turno i ragazzi, i Cavalieri di Prato, hanno perso. E quindi Abbiamo il parliamo telefono. con dei Cavalieri di Prato. Abbiamo al telefono Alberto. Ciao Alberto, mi senti? Ciao, ciao, ciao. Sì, ti sento, Buonasera. ti sento bene. Ciao, benvenuto su Firenze Viola Supersport al nostro terzo tempo. E grazie per la disponibilità. Senti, Grazie a voi. visto che domenica ci sarà questo famoso derby, che tu sai molto bene essere una partita a sé stante, ce lo racconti com'è stata la tua esperienza toscana? Ovviamente non posso raccontarti derby perché non ho vissuto quel derby, però ti posso raccontare quello che ho vissuto io in 3 anni a Prato. È stata un'esperienza ormai importante perché sono venuto dopo un'esperienza a Roma dove è stato un grosso problema societario, insomma la squadra è fallita, quindi era un momento un po' difficile per me. Mi ha dato fiducia una squadra che insomma era in crescita, aveva fatto playoff l'anno prima e ha fatto una squadra ottima per vincere, quindi per me era un'opportunità e l'ho presa e devo dire che anche se il primo anno, i primi 6 mesi ho dovuto un po' abituarmi al cambio di città, insomma, perché era tutto molto diverso, però poi insomma è stata mi sono tatuato un po' il logo addosso e ho portato avanti con altri ragazzi della squadra, con altri 8 ragazzi della squadra che siamo rimasti nonostante i periodi difficili, insomma, dell'ultima stagione, però non posso dire che ci siamo levati soddisfazioni che rimarranno nei tempi perché purtroppo abbiamo perso 2 finali scudetto in quegli anni, però insomma è stato bello riuscire a portare la società ad un livello alto che non aveva mai raggiunto prima.
Bene, io so che comunque il legame che hai mantenuto con i tuoi compagni, ex compagni di squadra, è sempre molto forte. No, beh, certo, insomma, l'allenatore dei Cavalieri Carlo Patichetti è stato il mio allenatore l'ultimo anno, una persona con cui ho un ottimo rapporto, da cui ho imparato tantissimo, sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano e leghistico. E sono molto contento che una piazza come Prato possa avere una persona del genere che possa lavorare anche con i settori giovanili e possa trasmettere un messaggio che è sempre più difficile da ritrovare in questi tempi, una persona che è veramente legata a questo mondo e ha un'idea ben precisa di quello che è questo sport e quello che deve essere per chi lo pratica. Bene. Oltre a lui ho un ottimo rapporto anche con Alessandro Lunardi, che è capitano adesso, che era più giovane all'epoca, adesso è un punto di riferimento per la squadra ed è bello vedere che ci siano dei ragazzi del territorio che siano rimasti e che abbiano voluto portare avanti quello che è la squadra della loro città e per quello che è stato anche precedentemente. Bene, e quindi ti auspichi o comunque immagini un derby molto, molto sentito, molto Vabbè, partecipato? sicuro, perché poi comunque non so come sarà secondo me dici, però il top 12 non gioca, quindi può essere che ci sia un po' di. Mi schieranno un po' le carte, insomma, faranno giocare un po' di ragazzi che magari hanno bisogno che vengano dalla prima squadra, che non hanno ancora fatto le 5 presenze come da regolamento, insomma, se non fai 5 presenze con la prima squadra puoi fare spola in tutte e due. In tutte e due, sì. Secondo me sarà una cosa difficile perché loro sono una buona squadra. Insomma, il Cavalieri ha tanti ragazzi giovani che comunque rendono, però sai, soprattutto in derby in partite del genere, la componente tecnica non è sempre quella primaria, quindi sai, sarà difficile non farsi prendere dall'emozione, dalla tensione, però insomma, credo che sarà una bella partita perché so quanto ci tengono tutte e due le parti, tutte e due le squadre, le società, quindi sarà una bella partita. Va bene, poi te lo racconterò perché domenica sera poi te lo racconterò, magari te lo scrivo perché forse sarò senza voce, però ci possiamo Se potrò sentire. vedere la diretta, però sicuramente la seguirò. Ecco, non lo so se si potrà vedere la diretta. Ci impegneremo noi di Firenze Viola Supersport, ci impegneremo a vedere, di riuscire a trasmettere qualche cosina per farti vedere anche a te a Padova questo derby. Fare i tabellini, magari si vede chi sta segnando, come sta andando in tempo reale. Sarebbe interessante. Sarebbe interessante. Ora noi ci proviamo, poi se no ti facciamo un resoconto finale. Vabbè, insomma, vabbè, lo stesso. Senti, per quanto riguarda, allora, l'abbiamo detto l'altra volta, quest'anno hai iniziato il campionato con la tua 200ª partita. Sì, proprio contro i medici, tra l'altro. Che è stata, tra l'altro, non te mi dice, ma lasciamo stare quella partita lì, sorvoliamo un attimo Sorvoliamo. quella partita lì. Dimentichiamo subito, non sarei fatta e dimenticata. E quindi grazie. E quindi, no, come ti avevo detto e ti ho scritto, e ho scritto anche, io non ho mai fatto per 200 volte la stessa cosa, visto che stiamo parlando di a alto No, livello, ma l'ho mai magari fatta l'hai te? fatta, solo che non te lo ricordi. È che la prima Mettiamo ci volta che sta. ti vedo quando ho visto che sta per arrivare il momento, ma è che non ci fai caso. Può darsi, ora poi ci penserò. Comunque, ti volevo dire, visto che stiamo parlando di squadre con un grosso vivaio giovanile, non che consiglio, ma secondo te quale può essere il trucco per far continuare un ragazzo giovane a giocare a rugby e mantenere la sua passione? Guarda, mi ci scontro, non dico quotidianamente, però settimanalmente, perché anch'io alleno i ragazzi giovani, alleno under 16, quindi vedo le varie realtà, insomma, problemi, le problematiche di quell'età, perché sai comunque l'età un anno in più, un anno in meno, è molto diverso, ci sono ragazzi che crescono prima, ragazzi che crescono dopo, ragazzi che hanno degli interessi e magari che si scontrano con le cose della vita di tutti i giorni, che vogliono fare altro, ma come è stato anche per me quando avevo quell'età, no? Non sai se potrai giocare un altro anno o due o fare altri 15 anni e fare questo sport un lavoro. È chiaro che ovviamente cerchi di far capire magari,
con l'esperienza che hai visto te, con quello che ti ha dato questo sport, che facendo tanta fatica, fatica tante, impegnandosi molto, insomma, è necessario perché niente viene da solo. Se vuoi impegnarti e ti piace davvero tanto praticare lo sport, ti può dare tante soddisfazioni a livello umano, personale, poi la possibilità di conoscere persone da altre città, magari anche da altri paesi. Io mi considero una persona fortunata per aver giocato tante partite, aver giocato in quattro club importanti, aver conosciuto gente da tutto il mondo. Magari, sai, se avessi fatto un lavoro normale non avrei avuto tutte queste possibilità. Quindi per questo mi considero un privilegiato e cerco di far capire ai ragazzi che certe cose che il rugby te le può dare e non tante altre discipline, insomma, possono dartele. Bene, allora senti, grazie, grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione. In bocca al lupo per il tuo collaterale. Sì, anch'io Alberto ti faccio tanto in bocca al lupo e Grazie. anche per insomma, ora il tuo Petrarca, la tua squadra per questo campionato e soprattutto per qualche rumors che si sente che viene fuori sulle varie pagine di rugby che appunto parlano del In Petrarca un in un altro altro contesto. contesto, vedremo. Vedremo. Ne ho letto anch'io, ne ho letto anch'io. E va bene. C'è un consiglio federale sabato, in cui parleranno di questa cosa. E vediamo, insomma, non posso dirti altro Vediamo. perché No, non no, so no, no, altro, no, ma sinceramente, va però bene so che così, sta parlando vediamo. di questa cosa e ovviamente sarebbe un cambiamento Molto importante. Immagino importante. Molto. che non sarà semplice. Però vediamo cosa succede, insomma, anche perché penso che non sia una cosa a breve termine, che magari più avanti. Vabbè, avremo un altro motivo per Per chiamarti. chiamarti, per Esatto. disturbarti. Esatto, così se hai altri rumors, così magari possiamo parlare di questa cosa. Se qualcosa più di me, magari. Va bene. Allora, grazie. Grazie Grazie Alberto. Buona Alberto. serata e buon Grazie mille a voi. allenamento. Ciao, buona E serata. ci sentiamo presto, buona serata anche a Benissimo. voi, grazie a tutti. Grazie. Prestissimo. Ciao Alberto, Ciao. ciao. E questo rumors che sta un po' dilagando negli ambienti sportivi è di allargare le franchise, accogliere il Petrarca Veramente in un stasera il rumors non campionato. era di allargare, era che Di aggiungere proprio, no, no? di sostituire le zebre col Questo Petrarca. io non lo posso dire Ma lo perché dico io io, da non ti fan delle zebre non preoccupare. vorrei mai, quindi Ma io da fan, cioè da da spettatrice italiana, io sono, mi dice, da spettatrice italiana direi allargare mi piacerebbe molto, però stasera quelli Ho meno voluto amici, sorvolare quelli meno su amici quello. hanno trovato l'occasione per, io non lo so, so che sabato sarà un consiglio federale molto animato e mi dispiace non esserci, ma avremo, ma ci avremo modo di saperlo, da una fonte quasi certa, e quindi aspettiamo, aspettiamo sabato, aspettiamo domenica mattina, e sentiamo un Vi po' le terremo novità. Vi terremo aggiornati, aggiornati. ovviamente. Mi ricollego a un po' ai discorsi di Saccardo, ricordiamo co-capitano del Petrarca Padova che milita in top 12, e diceva che comunque i Cavalieri di Prato sono una squadra molto, molto giovane, come d'altronde i Medice Cadetta, e ricordo l'età media dei Cavalieri di Prato si aggira intorno ai 20 Ai anni, quindi vent'anni. sarà uno scontro alla pari questo derby. Abbiamo parlato con l'allenatore dei Medice Cadetti, che attualmente appunto sono la capolista del girone 3. Anche loro hanno tanti giovani e ci parlava della difficoltà che hanno riscontrato per questa partita e per le partite a venire, perché appunto molti ragazzi, essendo giovani, verranno richiamati al raggruppamento dell'Under 20, della Dell'Under 20. nazionale italiana Under 20. Quindi vediamo l'intervista di Giulia all'allenatore E Cristina. sorrentino,
Vediamo la regia se mi manda. Buonasera coach, allora come stiamo andando? Com'è la preparazione di questi derby? No, bene, abbiamo un po' da recuperare ancora qualcuno, però siamo messi, siamo bene, dai, abbiamo da domenica, abbiamo la nostra Coppa Italia col top 12, quindi diversi ragazzi andranno col top 12, esordiranno sul top 12, ma noi comunque abbiamo la nostra attuale under 18 più i ragazzi che ormai fanno parte dell'altro stadio della Serie A. Ma com'è un derby rugbyista? Sì, diciamo che come ho detto sempre, io sono settimo anno che sono qui a Firenze, dall'under 18, la prima cosa che mi dissero è c'è il derby con il Prato. No, scherziamo, è una cosa bella perché comunque avere due squadre in Serie A in un giro di 30 km è anche una cosa bella per tutta il movimento del rugby toscano, quindi ben vengono squadre in Serie A nella nostra regione. Bene, e quindi i ragazzi sono belli carichi? Sì, diciamo che sono carichi, aspettiamo un pochino dall'infermeria e qualche altra bella notizia e poi dopo comunque chi gioca gioca già so che darà il 110%. Bene, allora. E quindi come abbiamo sentito appunto l'allenatore mi dice i cadet si arriveranno a Prato con tante comunque aspettative, avendo vinto 3 partite su 3 giocate hanno anche hanno molta carica, sono molto stimolati, preparati e soprattutto dopo l'ultima che hanno giocato in casa contro Civitavecchia, che è stata veramente una partita molto sudata, io e Cristina abbiamo visto proprio gli effetti sul campo addosso, infatti lui parlava di buone notizie dall'infermeria anche per questo, perché è stata una partita molto d'incontro e i ragazzi sono non esaltati, ma sono veramente contenti di giocare questa partita, che un derby ha sempre una storia a sé, esula un po' da quelle che sono le classifiche, le posizioni nel ranking, eccetera, eccetera. È un vissuto tutto particolare, poi due realtà così vicine, così sanguigne come sono Firenze e Prato, come ci diceva anche prima Alberto Saccardo, io sono convinta che ci darà grosse soddisfazioni, io sono veramente convinta che sia lato Cavalieri che lato Medicei ci sarà veramente da divertirsi, però ve lo racconto dopo perché sicuramente sarò 80 minuti senza respirare e quindi e intanto vediamo di farcelo raccontare dal capitano, da Meyer. Ce l'abbiamo intervista? Alessandro Meyer. Alla Super Sport per il nostro terzo tempo, Alessandro Meyer, il capitano dei cadetti dei Medicei. Come sta andando la preparazione del derby, Ale? Bene, si iniziamo oggi, già ieri poi in palestra sotto il diluvio, quindi ci alleniamo già con questo tempo, speriamo che sia un po' più bello. C'era anche Noè stasera? Sì, ci ha aiutato in dei momenti. Ha tirato fuori qualcuno dall'aria. Sì. Ti sei ripreso? Sì, tutto a posto. La settimana scorsa hai giocato un po'. Ho giocato un tempo, sì, poi sono uscito, ma il bello della nostra squadra è che siamo tutti pronti, anche chi c'è in panchina è pronto e questa è dimostrazione insomma che la squadra c'è, sì. E l'importante è quello che non siamo 15 va nel campo, 20 te, ma siamo una squadra di 30 e chiunque ci sia da sempre il massimo, quindi perfetto. Sì, effettivamente quest'anno c'è un bel gruppo coeso, una bella realtà in crescita, come li vedi questi ragazzi? Sì, il gruppo è sempre stato il nostro forte, io personalmente gioco con i miei compagni, quindi se non c'è quello perde il senso di tutto, quindi siamo carichi, poi abbiamo avuto la fortuna di avere le partite in casa, siamo con 3 vittorie consecutive, quindi cavalchiamo l'entusiasmo. Cavalcate l'entusiasmo e ora poi domenica ci sarà la fronte di Cavalieri che è sempre lo stimolo in più, esatto, quindi esatto. C'è il derby comprato e oltre al fatto di voler continuare la nostra striscia positiva abbiamo lo stimolo del derby, quindi meglio di così. Perfetto, allora in bocca al lupo Alessandro, okay. E grazie.
Ecco, abbiamo sentito l'intervista del capitano Alessandro Meyer che diceva ieri sera si sono allenati come tutta questa settimana perché non ha fatto altro che piovere sotto il diluvio. E se Rico mi mandi il video degli allenamenti di ieri sera, vi facciamo vedere in che condizioni effettivamente si sono allenati al buio, perché comunque la Serie A, come ricordiamo dalle interviste che abbiamo fatto l'ultima settimana, sono ragazzi che comunque lavorano. Quindi si allenano la sera come qualsiasi altro. Sì, lavorano sport. O studiano, cioè o proprio vanno a scuola la mattina, quindi di giorno sono a studiare e la sera si allenano. E quindi ieri è stata veramente una prova di coraggio, secondo me, perché io non ce l'avrei mai fatta. E sono, come ci dicevano, sono stati degli allenamenti improntati proprio anche a temperarsi, perché comunque ci si deve allenare, gliel'ho chiesto, ci si deve allenare anche ad affrontare delle situazioni climatiche non proprio agevolatrici e nemmeno facili, e quindi insomma loro hanno lavorato anche su questo, ecco. Sì, quindi, più avanti si va, più sì. Le partite saranno difficili. Rimpiango i giorni in cui me ne stavo beata a bordo campo a fare le foto con il sole. Adesso ho preso tutta l'attrezzatura per coprirmi dalla pioggia. E nei video abbiamo visto Duccio Cosi, allenatore. Anche lui, inversione, possiamo dire, allenatore. Inversione allenatore, purtroppo infortunato, quindi fuori dal campionato del top 12 con la prima squadra dei Medicei, che adesso si diletta, non è neanche la parola giusta, perché in realtà si impegna tantissimo. E è proprio questa versione allenatore, diciamo, gli ha fatto scoprire nuovi mondi, come ci dirà lui. E lo vediamo infatti nell'intervista sempre di Giulia al campo. Per Firenze Viola Supersport, il nostro terzo tempo, Duccio Cosi. Allora Duccio, come sta andando la preparazione di questo derby? Molto bene, diciamo, abbiamo avuto la fortuna di avere la settimana di pausa nel mezzo, quindi un pochino più di tempo sia per recuperare gli infortunati e quindi gestire dal punto di vista fisico i ragazzi, che per lavorare su qualche cosa di tecnico, quindi abbiamo avuto più tempo, ci siamo messi, diciamo, a lavorare su quello che abbiamo visto nella partita, sia la nostra della scorsa partita sia quella di Prato, e quindi, diciamo, ci stiamo preparando molto bene. Importante dal punto di vista mentale, soprattutto in queste partite, però non va trascurato l'aspetto tecnico, cerchiamo di lavorare entrambi. Ma penso che dal punto di vista mentale siate messi bene, una striscia più che positiva, 3 vittorie consecutive. Sicuramente arriviamo carichi a questo derby, abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato, però bisogna continuare così, la cosa non è facile, perché vincere ogni tanto può portare al pagamento e questo, insomma, non giova al nostro tipo di rugby soprattutto. Quello che dobbiamo fare è mantenere alta intensità, perché soprattutto a quel livello mentale che si vincono queste partite, e continuare come stiamo facendo, non impazzire nel pensare di essere meglio né nel perdere il controllo della situazione qualora dovessimo trovarci sopra. E che effetto ti fa avere tanti bei e buoni risultati lato cadetti e vedere non altrettanto bei risultati lato top 12? Io sono un po' nel mezzo e sicuramente, essendo più un giocatore che un allenatore, probabilmente soffro un po' di più con la parte sopra che il piacere del sotto, però diciamo che il lato positivo dell'essere qui è anche che sto facendo una nuova esperienza, quindi sto entrando in un nuovo mondo e soprattutto con risultati buoni. Senti, la differenza più grande tra l'essere giocatore e l'essere allenatore che stai vivendo in questo momento? La gestione del gruppo, probabilmente. Perché da una parte ti devi occupare più degli altri rispetto a te stesso, quindi magari da giocatore pensi più a quello che devi fare, mentre da allenatore pensi anche agli altri. È un po' altalenante come situazione. Un po' schizofrenico. Sì. Vabbè, però quando rientrerai con il primo 15 magari potrai capire di più presunti, coach presunti, quando vivi da certe cose. Certo, no, il punto di vista di allenatore è, insomma, qualcosa che magari mi mancava e che mi ha aperto un po' anche il modo di vedere il gioco. Quindi un po' altro che farmi bene. Bene, e allora in bocca al lupo per questo derby e ci vediamo domenica. Grazie.
appunto, come dicevamo, ci ha spiegato bene Duccio la differenza che sta incontrando nel portare avanti un gruppo invece di farne parte. Duccio, che è cresciuto nella realtà fiorentina, nei Medicei, e che purtroppo in questo momento... purtroppo in questo momento si sta riprendendo da un infortunio patito nemmeno in campionato, prima del campionato, e quindi è bello sentirlo, perché un ragazzo giovane che sta crescendo insieme a altri ragazzi giovani, è bello a me è piaciuto quello che ha detto e lo trovo molto incoraggiante per il discorso che facevamo prima. E questo per quanto riguarda la realtà toscana dei nostri giovani rampanti. Sì, e come anche che la realtà della limitrofa Prato, perché comunque ora non hanno una squadra in top 12, no. E all'inizio campionato è difficile dire se potranno nella prossima stagione, però anche loro hanno tantissimi giovani, ripeto, l'età media, sono rimasta a leggere i calcoli che hanno fatto sulla loro pagina, 20 anni, sì. E quindi a me fa piacere, perché come diceva anche coach Sorrentino, è bello avere una realtà vasta, variegata in Toscana, e soprattutto con realtà storiche, perché comunque i Cavalieri ora si sono uniti a Campi, ma insomma è una realtà storica che ha anche tanta esperienza da offrire, quindi ben vengano squadre toscane che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di far crescere ragazzi e che hanno gli strumenti adeguati. Quindi bene, io non vedo l'ora di assistere a questo derby, speriamo non piova troppo e quindi così almeno è più gradevole. E poi aggiungo una cosa, è sempre tanto tanto bello vedere giocatori che provengono dalle nostre parti, che sono o che sono toscani o che comunque hanno giocato in Toscana e la ricordano, come ha fatto Alberto Saccardo con tanto piacere, ricordano i loro giorni a Firenze o a Prato con tanto piacere. È bello vedere i giocatori poi arrivare. Io non ho avuto il coraggio di dirlo prima in diretta, perché lo prendo abbastanza in giro Alberto Saccardo da questo punto di vista, ma è un tifoso del calcio storico, ma nemmeno poco, cioè tutti gli anni viene a vedersi semifinale e finale, quindi insomma si è allenato con una squadra del calcio in costume che sono i bianchi. A Petrarca sono tutti tifosissimi del calcio in costume, grazie al nostro Luigi Ferraro, grazie Gigi. Quindi insomma è bello sentire queste persone comunque appunto, come diceva anche lui, molto legate alla loro esperienza con un che hanno costruito dei legami così forti, a me fa sempre molto piacere, quindi auguro a questi ragazzi di fare altrettanto. E ci rende orgogliose di essere toscane. Come siamo orgogliose della nostra nazionale femminile. Ricordiamo che comunque il nostro terzo tempo nasce come rubrica al femminile, e ricordiamo che in programma c'è il test match delle azzurre Italia-Giappone all'Aquila, al Fattori dell'Aquila, e il 16 di novembre, con tantissimi eventi collaterali che poi porteranno a fare tutto un terzo tempo insieme a tante delegazioni delle squadre femminili che giocano nel campionato di Serie A femminile. E per aggiornarvi sul campionato di Serie A abbiamo la rubrica di Fulvio, che è tornato questa settimana con noi. Fulvio. Mentre riavviamo il programma, la grafica non ci aiuta. Non è andato Fulvio, già un attimo lasciati, però oggi c'è. Però quindi oggi. Vi ricordiamo appunto la partita che sarà il 16 novembre. È possibile seguirla su Rai Sport. Però sarebbe molto bello andare a sostenere le azzurre, che come abbiamo ripetuto la scorsa settimana hanno fatto veramente un'ottima stagione quella scorsa, e
le ragazze che giocano nel girone 1, nel girone elite del campionato, sono appunto in nazionale, la maggior parte. La maggior comunque parte, perché poi comunque ci sono anche le Belvenero Verdi che sono nel girone delle nostre Puma, che anche loro stanno contribuendo con degli elementi, peraltro delle ragazze molto in gamba, alla rosa della nostra nazionale. E quindi per chi ha la possibilità, per chi ha il desiderio e non, di andarci, è sempre bello esserci fisicamente. Esatto. Abbiamo Fulvio. Trovati amici e amiche del rugby, ovviamente questo è lo spazio del rugby al femminile e delle Puma Bisenzio Rugby. Le ragazze di Coach Cirri tornano da Frascati con una vittoria netta per 29-0, come si può vedere in grafica. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Campi, mentre vediamo anche negli altri risultati Monte Virginio Rugby che ha vinto contro le Torre del Greco femminile 20-10, mentre le donne etrusche si sono imposte, visto che la palla è ovale come si suol dire, 23-15 contro le Belvenero Verdi. La classifica vede sempre le Belvenero Verdi stabilmente in testa la classifica, con le donne etrusche a 20 punti entrambe, Monte Virginio a 9, mentre le Puma risalgono dal retrovie al quarto posto con 7 punti. Il Cuspisa, che riposava a un punto, Torre del Greco femminile a 0 e Frascati in coda. Il prossimo appuntamento che sarà per domenica 1 dicembre, ci sarà una lunga sosta dovuta all'impegno ai test match delle nazionali. Vedono le Puma che ospiteranno nel derby alle 14.30 alla Bisenzio Arena le donne etrusche, proprio la compagine che insieme alle Belvenero Verdi condividono la testa della classifica. Monte Virginio ospiterà Frascati, mentre Torre del Greco il Cuspisa. Bene, attendendo la nazionale femminile, che ovviamente ricordiamo ha giocato le 6 nazioni dell'anno scorso con una grande soddisfazione, ricordiamo che nella partita delle Puma contro Frascati la Women of the Match, che vediamo in grafica grazie alla regia, è stata Turchetti. Qui vediamo col pallone in mano nella partita, non questa di Frascati, nella partita della settimana scorsa. E quindi insomma Cirri ha un bel da fare con gli infortuni, ma anche un bel gruppo nutrito che sta lavorando bene. Con questo è tutto, concludiamo al prossimo appuntamento con il rugby femminile e le Puma Bisenzio Rugby. Allora, come Fulvio ci ha presentato il nostro girone, a proposito di nazionale, a proposito di quello che dicevamo prima, nel girone d'elite vince il Custorino in casa contro il Cus Ferrara, una bella prova delle ragazze torinesi. Il Colorno, le Furie Rosse del Colorno strapazzano le Pantere Rosse di Treviso 62-0, mi sembra, o 64-0. Tantissimo. Mentre Valsugana vince in casa della Capitolina a Roma. Quindi questa è la situazione nel girone d'elite delle ragazze che diciamo portano avanti lo zoccolo duro della nostra nazionale, e quindi ci piace sempre ricordarlo in preparazione al test match. Esatto. Contro le imprevedibili giapponesi, davvero, mamma mia. Con la rubrica di Fulvio vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Io sono Cristina Marconcini. Io Giulia Mastromartino, e questo è il nostro terzo tempo. Arrivederci.